Oggi cominceremo un viaggio attraverso il Sistema Solare per esplorare i pianeti che, insieme alla Terra, orbitano intorno al Sole. Sono i nostri compagni di viaggio, per così dire, in questa giostra nata quasi 5 miliardi di anni fa e che continuerà ancora a girare per molti miliardi di anni. I 9 pianeti del Sistema Solare sono gli unici che per ora conosciamo nell'universo. Tutto quello che vediamo nel cielo di notte, infatti, sono stelle. Ed è ragionevole pensare che molte di queste stelle, cioè di questi soli, abbiano un sistema planetario. E alcune osservazioni sembrano oggi confermarlo. Può darsi quindi che su molte stelle si sia verificato quello che è successo qui da noi, e cioè che una nube di gas primitiva abbia dato origine, per condensazione, a una serie di corpi celesti, formatisi con i materiali più pesanti che orbitavano intorno al Sole in formazione. Qui da noi è successo ed ecco il risultato. Qui vediamo allineati alcuni dei pianeti del Sistema Solare. Alcuni, lo vediamo, sono enormi, altri sono così piccoli in proporzione che non si riescono neppure a visualizzare. Alcuni sono gassosi, altri sono rocciosi. Avremo modo di scoprirli uno per uno nel corso delle varie puntate. Naturalmente sono sparpagliati a grande distanza. Man mano che si procede verso l'esterno del Sistema Solare, i pianeti sono sempre più sgranati, sempre più lontani. Tra l'altro è basandosi su questa regoletta, per così dire, che alcuni dicono che tra Marte e Giove doveva forse esserci un altro pianeta, un pianeta oggi scomparso e che al suo posto esiste la cosiddetta fascia degli asteroidi, cioè dei frammenti residui di quell'ipotetico pianeta spaccato dall'immensa gravità di Giove, ma altri contestano questa interpretazione. In questa puntata, un viaggio fra i pianeti più vicini al Sole, Mercurio, Venere e Marte. La superficie crivellata di crateri di Mercurio, un mondo simile alla nostra Luna. La soffocante atmosfera di Venere, l'effetto serra a valanga che rende infernali le condizioni su questo pianeta e un volo radente sulla sua superficie grazie all'elaborazione di potenti computer. E Marte, il pianeta rosso, dove in passato si sperava vivesse una civiltà gemella capace di costruire i famosi canali. La fine del sogno nelle immagini delle sonde automatiche. Il vulcano più alto del Sistema Solare è un canyon lungo 4.000 chilometri. Bene, oggi parleremo dei tre pianeti più vicini al Sole. Mercurio, piccolissimo, Venere e Marte. Grazie alle straordinarie immagini che ci sono state inviate dalle sonde e dal telescopio spaziale Hubble, immagini che nessun astronomo del passato avrebbe mai pensato di poter vedere. Partiamo quindi per questo viaggio tra i pianeti rocciosi, puntando innanzitutto gli obiettivi su Mercurio, che è un pianeta assai particolare perché è molto piccolo e soprattutto molto vicino al Sole. Vediamo. Mercurio, Venere, la Terra e Marte, i quattro pianeti rocciosi della parte interna del Sistema Solare, orbitano più vicini al Sole. Immersi nel suo calore e nella sua luce, sono piccoli pianeti solidi dalla crosta indurita. I pianeti più esterni, a parte Plutone, sono gigantesche sfere di gas immerse in un freddo crepuscolo. Mercurio e Venere appaiono nel cielo notturno appena sopra l'orizzonte. Le loro strette orbite li rendono visibili soprattutto all'alba e al tramonto. Mercurio, sulla destra, sale appena sopra la linea dell'orizzonte. Più vicino al Sole è anche il più difficile da osservare. Mercurio compie un giro intorno al Sole in 88 giorni terrestri. A soli 70 milioni di chilometri Mercurio è costantemente bombardato e bruciato dalla radiazione solare. Queste immagini riprese dalla sonda americana Mariner 10 all'inizio degli anni 70 rivelano una superficie butterata di crateri, desolata e silenziosa. Di giorno la temperatura raggiunge i 460 gradi, di notte scende a meno 170. La gravità è un terzo di quella terrestre e non esiste alcuna atmosfera.
un piccolo mondo crivellato da asteroidi e meteoriti. Ma perché tanti crateri scavati dagli impatti? La risposta si trova nel Sole. La sua potente forza gravitazionale attira materiale dallo spazio e Mercurio, trovandosi sulla traiettoria, viene frequentemente colpito. La superficie di Mercurio è simile al lato nascosto della nostra Luna. Entrambi hanno grandi bacini circolari. Inoltre Mercurio è poco più grande del nostro satellite naturale. Bene, Mercurio è dunque un pianeta molto particolare, privo di atmosfera, proprio perché le sue piccole dimensioni non gli hanno consentito di trattenerla. È quello che avviene del resto per tutti i piccoli corpi che girano nello spazio, come la Luna o come qualsiasi altro satellite del Sistema Solare. Per Venere, invece, il discorso è tutto diverso. Venere è il pianeta più simile alla Terra per dimensioni e possiede un'atmosfera molto densa, persino più densa di quella terrestre. C'è stato un momento all'inizio della sua storia in cui Venere aveva anche forse degli oceani e proprio per questo qualcuno si azzardò a dire in passato che forse su Venere potevano esserci forme di vita. In realtà le sonde hanno mostrato una situazione ben diversa. Vediamo questa scheda che cerca di darci un ritratto d'insieme del pianeta. Venere è un pianeta più grande, molto simile alla Terra e compie un giro intorno al Sole in 200. Magellano ha scoperto catene di montagne, una caratteristica riscontrabile solo sulla Terra. Ma lo scarso numero di crateri rispetto a Mercurio o alla Luna è indice di un paesaggio giovane e di una superficie protetta dal bombardamento degli asteroidi. Solo i più grandi potrebbero arrivare al suolo senza disintegrarsi nella densa atmosfera di Venere. Queste eruzioni vulcaniche, schiacciate dalla pressione atmosferica, assomigliano ad analoghe formazioni che si trovano nelle profondità degli oceani terrestri. Ma tutte le immagini della sonda Magellano non possono riprodurre l'inferno di Venere. Un'atmosfera opprimente e velenosa di anidride carbonica, nuvole di acido solforico, temperature di 450 gradi centigradi. Un inferno dove la luce viene diffusa e il calore non ha la possibilità di disperdersi nello spazio cosmico. Un effetto serra a valanga. Continui rombi di tuoni. Se queste fossero foto invece di animazioni di mappe radar, vedremmo le nuvole di acido solforico reagire con questa cima vulcanica. Venere ruota così lentamente che un suo giorno è lungo 243 giorni terrestri. È un pianeta molto ventoso. In 4 giorni la massiccia coltre di nuvole fa il giro completo del pianeta. Le condizioni di Venere sono simili a quelle di un periodo della Terra poco conosciuto, dal momento oltre 4 miliardi di anni fa in cui la crosta terrestre si è raffreddata fino all'apparire della vita. Se Venere è chiaramente un pianeta inadatto alla vita, Marte rappresenta ancora oggi un punto interrogativo. Molti scienziati infatti ritengono che forse su Marte, malgrado tutto, è ancora possibile scoprire eventuali tracce di semplici forme di vita esistite in un lontano passato. Ne parleremo tra poco. Intanto cominciamo col vedere cosa si sa oggi di Marte dopo decenni di osservazioni e anche di esplorazioni ravvicinate. Marte, in basso al centro, è il quarto pianeta e compie un'orbita intorno al Sole in quasi 2 anni terrestri. La Terra e Marte hanno molto in comune, però Marte è grande solo la metà, è meno denso, ha una gravità più debole e un'atmosfera più rarefatta. In compenso ha calotte polari, le stagioni e l'asse inclinato. Senza le nubi e i problemi atmosferici che hanno ostacolato le sonde inviate su Venere, gli esploratori di Marte hanno inviato dati chiarissimi. Hanno fotografato valli e canali naturali, brina e nebbie mattutine, grandi canyon,
persino una frana. Qui vista più da vicino. L'atmosfera di profilo. Il ghiaccio. Un volo intorno al pianeta rivela una spessa calotta polare. Dalla Terra, con il telescopio, è possibile vedere la calotta settentrionale. In estate la calotta si restringe, mentre l'inverno attanaglia il polo sud. La calotta meridionale è formata soprattutto da anidride carbonica congelata, quella settentrionale da acqua ghiacciata. Le calotte sono solcate da grandi crepacci e terrazze che si ritiene si siano formati durante i ripetuti cambiamenti di clima e che l'erosione sia stata causata dallo scioglimento del ghiaccio. Dai poli verso l'esterno, la superficie di Marte è stata plasmata da vento e intemperie e segnata da crateri scavati dall'impatto di migliaia di asteroidi. Anche il vulcanesimo ha avuto un ruolo importante. Questo è il Monte Olympus, il più grande vulcano del Sistema Solare, una piattaforma perfetta da cui decollare per un volo su questo mondo arido e polveroso. Vediamo qui tre vulcani della regione di Tarsis. A ovest, il Monte Olympus. Non stupisce che gli astronomi abbiano scambiato le ombre per canali e continenti e perfino per vegetazione. In realtà si tratta soltanto di imponenti strutture geologiche. C'è una vicenda curiosa nella storia di Marte, cioè il fatto che degli astronomi un secolo fa credettero di vedere dei canali sulla superficie, grandi canali, che collegavano i vari punti del pianeta per sfruttare nel miglior modo l'acqua, forse. Opere gigantesche che soltanto delle civiltà tecnologicamente avanzate avrebbero potuto realizzare. E nacque così il mito dei marziani, durato per moltissimo tempo. Ma ecco come nacque quella leggenda. Per molto tempo si è pensato che Marte, un pianeta per certi aspetti simile alla Terra, anche se più piccolo, potesse ospitare una civiltà gemella. Alla fine del 1800 alcuni astronomi credettero addirittura di vedere sulla superficie marziana i segni di colossali opere idrauliche, i famosi canali. Tutto era nato dalle osservazioni di un astronomo italiano, Schiaparelli, che scrivendo delle sue scoperte aveva parlato di canali. Gli studi erano stati ripresi da un altro scienziato, Percival Lowell, un astronomo americano che aveva addirittura disegnato le mappe di questi canali. La convinzione che su Marte abitassero audaci ingegneri idraulici e una civiltà forse più avanzata di quella terrestre si diffuse anche nell'opinione pubblica. Proprio in quegli anni veniva aperto il canale di Panama, un'inezia in confronto alle opere marziane. Il progressivo miglioramento dei telescopi fece rapidamente capire che i canali di Marte si trovavano più nella fantasia di Lowell che sul pianeta rosso. Ma il colpo di grazia al sogno della civiltà gemella lo dettero negli anni 60 le prime immagini inviate da una sonda automatica, il Mariner 4. Marte appariva un mondo freddo e desolato, butterato dai soliti crateri, dove si aprivano canyon lunghi 4.000 km e vulcani ormai spenti alti decine di chilometri. Su Marte non solo non esistevano civiltà avanzate, ma nemmeno forme rudimentali di vita. Oggi su Marte possiamo andarci in realtà virtuale grazie a delle bellissime immagini realizzate attraverso delle elaborazioni al computer. Un giorno, chissà, veramente avremo la possibilità di andarci su Marte e visitarlo con dei voli a bassa quota, così come oggi si fa per il Grand Canyon. Per intanto le sequenze che vediamo possono fornirci un'anticipazione di quel futuro. Eccole. Grazie ai dati e alle foto raccolte dalle sonde Viking ed elaborate al computer, possiamo sorvolare, come in una straordinaria astronave del futuro, la desolata superficie del pianeta rosso. Una planata sulla Valle Marineris, la caratteristica più sorprendente del pianeta, un canyon scosceso profondo 7 km e lungo 4.000.
Mentre ci prepariamo a volare sopra i vulcani di Tarsis, incontriamo alcune nuvole. Le nubi di Marte, come quelle della Terra, sono costituite da vapore acqueo, ma sono più rade. Nei canyon, le gelate notturne dissipate dal sole formano una densa foschia. Marte è freddo, ma in prossimità dell'equatore, in estate, la temperatura può arrivare a 25 gradi centigradi. Una virata e siamo pronti per un volo radente nella Valle Marineris. Ecco Arsia, il vulcano più meridionale della regione di Tarsis. Pavonis. Ascreus. Tre giganteschi vulcani a scudo, come quelli sorti nel Pacifico e che hanno formato le isole Hawaii. Marte ha due piccole lune, Phobos e Deimos, probabilmente asteroidi catturati dalla sua forza di gravità. Visti dal Viking appaiono come rocce bitorzolute che misurano pochi chilometri. Phobos è ricco di crateri. Deimos è più levigato e più piccolo. Hanno la superficie ricoperta di polvere. Gli scienziati sovietici lanciarono nel 1988 due sonde per studiare le lune di Marte. Purtroppo, mentre stavano per iniziare il lavoro, persero i contatti. Questa è la migliore foto di Phobos, la luna più vicina che a causa di un'instabilità orbitale fra 100 milioni di anni cadrà su Marte. In queste bellissime immagini di sorvolo su Marte abbiamo visto a un certo punto dei canyons, in particolare un immenso canyon lungo addirittura 4.000 chilometri. Su Marte, ritengono oggi i ricercatori, c'era acqua in passato, acqua che si trova ancora oggi in parte sotto la superficie, gelata e mescolata alla Terra. Cosa impedisce quindi di pensare che analizzando il suolo di Marte si trovi qualche traccia organica di antichi batteri vissuti in epoche lontane? Era proprio questa l'idea dietro il progetto Viking, che consisteva in due piccoli laboratori automatici destinati ad analizzare il suolo marziano. Ecco i risultati di quell'impresa. Un'alba su Marte nel 1976. A poche settimane di distanza l'una dall'altra, Viking 1 e Viking 2 si posarono su Marte. Ecco ciò che trovarono. Un deserto pietroso, color ruggine per l'ossido di ferro. Le analisi del suolo eseguite dalle sonde fecero capire che, almeno nelle zone dove erano atterrate, non esisteva alcuna traccia di vita. Fra l'altro, le temperature medie di meno 30 gradi centigradi e la pressione 150 volte inferiore a quella terrestre non rappresentano condizioni ideali per l'evoluzione biologica. Le sonde non riuscirono a vedere nemmeno le grandi tempeste di polvere che si abbattono su Marte, tanto estese da avvolgere tutto il pianeta ed essere visibili dalla Terra. Ma il clima di Marte non è stato sempre così ostile. Questi canali ramificati non sembrano letti di fiumi ormai asciutti. Questa specie di goccia è stata sicuramente modellata dall'acqua corrente. Si ritiene che un tempo Marte avesse un'atmosfera densa come quella della Terra e acqua in abbondanza. E allora perché la pioggia non cade più? Secondo una teoria, a causa della debole gravità di Marte, l'atmosfera è sfuggita lentamente nello spazio. Finché i gas vulcanici riuscirono a sostituire l'aria perduta, non ci furono grandi problemi. Ma quando le eruzioni cessarono, l'atmosfera si assottigliò sempre di più e la coltre protettiva di vapore acqueo e anidride carbonica che tratteneva il calore del sole scomparve. Marte divenne così un deserto, privo di calore e di acqua. Malgrado i risultati deludenti di queste sonde Viking, Marte continua a interessare gli astronomi e gli esobiologi, cioè coloro che studiano la possibilità
della vita fuori dalla Terra. Marte, infatti, sarà certamente ancora esplorato in futuro e molti suoi aspetti sono ancora tutti da scoprire. Sentiamo qualche idea in proposito. Riteniamo che Marte in epoche molto remote fosse completamente diverso da oggi. Probabilmente 3 o 4 miliardi di anni fa c'era molta acqua sulla sua superficie, acqua allo stato liquido. In quello stesso periodo sulla Terra si è evoluta la vita. Infatti, sul nostro pianeta sono stati trovati fossili risalenti a ben 3 miliardi e mezzo di anni fa. Se la vita si è evoluta in quelle epoche sulla Terra, perché non su Marte, che in quei tempi lontanissimi era simile al nostro pianeta? La nostra idea è di cercare nelle prossime missioni su Marte tracce fossili di quella antica biosfera, esistita forse 3 o 4 miliardi di anni fa. Gli Stati Uniti hanno un programma decennale di esplorazioni su Marte che prevede ben 5 missioni con sonde che atterreranno o orbiteranno intorno al pianeta. Marte quindi ci riserverà con ogni probabilità in futuro nuove esplorazioni e forse anche nuove sorprese, perché sarà sempre più accerchiato da telescopi, da sonde, da robot. Per ora comunque molte domande continuano a rimanere col punto interrogativo. Aspettiamo e vedremo. A presto, arrivederci.